Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta 3 pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è di Brian Weiss e si intitola Molte vite, un solo amore. L'anima gemella esiste? Qual è il suo reale scopo? Questo sicuramente è un libro che inevitabilmente ci porta ad interrogarci, a farci tante domande. Brian Weiss è uno psichiatra famoso per essersi specializzato nell'ipnosi regressiva e con questo metodo, in poche parole, il paziente sarebbe in grado di ripescare dei ricordi rimossi dalla parte conscia. E questi non sono altro che la fonte magari di un malessere fisico o psichico che non guarisce con i metodi e le terapie tradizionali. Si tratta di un approccio che va a ricercare le cause non tanto nell'infanzia, bensì nelle vite passate. Qui chiaramente si aprono molte porte collegate alla parapsicologia, alla meditazione, allo spiritualismo, al misticismo. E racconta un po' la storia di Pedro ed Elizabeth, che sono due persone distrutte dalle proprie esperienze di lutto. Lei perse l'amata madre e lui il fratello. Sono due pazienti normali, avuti nello stesso periodo, non si erano mai incontrati nello studio né tantomeno fuori. E Weiss inizialmente non fece caso alla possibile analogia tra una vita che i due pazienti sembravano aver condiviso insieme. Molte cose coincidono ed è proprio qui che il mistero diventa sempre più fitto. Cioè, come possono due sconosciuti ricordarsi uno stesso evento? Cioè, com'è possibile che sognino lo stesso episodio con due punti di vista diversi? Queste due anime non si erano ancora incontrate in questa vita, eppure avevano tanto in comune. È molto interessante cercare di capire il concetto di anime gemelle che possono ritrovarsi nel corso del tempo, forse quando le loro missioni da compiere sono più o meno le stesse. E allora, come può tutto questo essere frutto della casualità? Come si spiega una cosa del genere? Andiamo a scoprirlo leggendo 3 pagine di questo bel libro. Buon ascolto! Quando guardi negli occhi un'altra persona, chiunque sia, e vedi che è la tua stessa anima a rispondere al tuo sguardo, allora ti accorgi di aver raggiunto un ulteriore livello di consapevolezza. In questo senso, la reincarnazione non esiste perché tutte le vite, tutte le esperienze spirituali sono simultanee. Nel mondo tridimensionale, invece, la reincarnazione è reale, al pari del tempo, delle montagne, degli oceani. È un'energia come un'altra e la sua realtà effettiva dipende dall'energia di colui che la percepisce. Fintanto che egli ha la sensibilità del corpo fisico e degli oggetti solidi, la reincarnazione è reale per quel particolare individuo. L'energia consiste di luce, d'amore e di conoscenza. L'applicazione di tale conoscenza in una dimensione d'amore è saggezza. Nella dimensione in cui vivi attualmente vi è una gran carenza di saggezza. Elizabeth smise di parlare. Avrebbe potuto poi ricordare tanti particolari delle sue vite evocate, ma nulla dei messaggi da lei trasmessi quando si trovava nell'interregno tra un'esperienza di vita e un'altra. Quando enunciava questi messaggi era a un livello più profondo di trance. Pochi pazienti sono capaci di scendere a un livello così basso da produrre amnesia. I messaggi di Elizabeth avevano lo scopo di correggere la mancanza di saggezza altrui. Prima che avesse finito il suo ciclo di sedute, avremmo raccolto da Elizabeth molte altre conoscenze ancora. Così i concetti restavano per me come pietre preziose. Ma la situazione complessiva, cioè le parole con cui cercavo di spiegare e di definire i pensieri che mi balenavano nella mente, era materiale di poco valore. L'inizio era costituito da un chiaro messaggio. Tutto è amore. Tutto è amore. Con l'amore viene la comprensione. Con la comprensione viene la pazienza. E poi il tempo si ferma e ogni cosa è calata nel presente. Subito capii la profonda verità di questi pensieri. Il presente è realtà. Indugiare nel passato, proiettarsi nel futuro, determina dolore e malattia. La pazienza può fermare il tempo, l'amore di Dio è tutto.
riuscì anche a comprendere immediatamente il potere curativo di questi principi. Cominciavo a capire. L'ultima risposta è l'amore, il quale non è un'astrazione, ma un'energia effettiva, ovvero un ampio spettro di energie che puoi creare e conservare nel tuo essere, semplicemente amando. È così che cominci a entrare in contatto con Dio dentro te stesso. Apriti all'amore, esprimi il tuo amore. L'amore dissolve la paura. Se provi amore, non puoi sentirti in pericolo, poiché tutto energia e poiché tutte le energie sono sottese all'amore, tutto è amore. Questa è la precisa traccia che porta la natura di Dio. Quando stai portando amore e non hai paura, sai anche perdonare. Puoi perdonare gli altri e puoi perdonare te stesso. Senso di colpa e rabbia sono riflessi della paura stessa. Il senso di colpa è una rabbia sottile diretta all'interno. Il perdono dissolve il senso di colpa e la rabbia. Sono emozioni inutili e dannose. Perdona dunque, perché questo è un atto d'amore. L'orgoglio può intromettersi prendendo il posto del perdono. L'orgoglio è una manifestazione dell'io. L'io è transeunte, un falso sé. Tu non sei il tuo corpo, tu non sei il tuo cervello, tu non sei il tuo io. Tu sei molto di più dell'insieme di queste cose. Hai bisogno del tuo io per sopravvivere nel mondo tridimensionale, ma hai bisogno solo di quella parte dell'io che elabora l'informazione. Il resto, tutto ciò che ha a che fare con orgoglio, arroganza, gli atteggiamenti difensivi, la paura, vale meno di niente. Questa parte dell'io ti tiene separato dalla saggezza, dalla gioia, da Dio. Devi trascendere il tuo io e trovare il tuo vero sé. Il vero sé è la parte permanente e più profonda di te. Essa è saggia, amorosa, sicura e gioiosa. Nel mondo tridimensionale l'intelletto è importante, ma più importante ancora è l'intuizione. Non bisogna scambiare la realtà con l'illusione. La realtà è il riconoscimento della tua immortalità, divinità, atemporalità. L'illusione è il tuo transeunte mondo tridimensionale. Dalla confusione tra realtà e illusione può nascere solo un danno. Così brami l'illusione della sicurezza anziché la sicurezza della saggezza e dell'amore. Aspiri ad essere accettato quando in realtà non puoi mai essere respinto. L'io crea l'illusione e nasconde la verità. Per poter vedere la verità, l'io deve dissolversi. Per poter vedere la verità, l'io deve dissolversi. Con l'amore e la comprensione si apre la prospettiva dell'infinita pazienza. Che senso ha il tuo affanno? Non c'è tempo, comunque, se ti metti su quella strada. Quando non vivi il presente, quando sei assorbito nel passato e preoccupato per il futuro, ti si spezza il cuore e provi solo pena. Anche il tempo è un'illusione. Persino nel mondo tridimensionale, il futuro è solo un sistema di probabilità. Perché ti preoccupi così? La terapia si rivolge al sé. La terapia è comprensione. L'amore è la terapia ultima. I terapeuti, gli insegnanti, i guru possono essere d'aiuto, ma solo per un tempo limitato. La direzione si trova nel proprio intimo e prima o poi il cammino interiore va trovato da soli. Solo nella realtà vera tu non sei mai solo. Se proprio devi, misura il tempo non in minuti, ore, anni, ma in lezioni apprese. Se arrivi alla giusta comprensione, puoi curarti in 5 minuti oppure in 50 anni. È esattamente la stessa cosa. Molte vite, un solo amore di Brian Weiss. Devo dire che questo libro mi è piaciuto e mi è piaciuto perché è una lettura diversa dal solito, cioè ci spinge a valutare la possibilità o le possibilità spirituali magari alle quali non siamo proprio abituati a pensare. Mi è piaciuto anche perché è un libro che alimenta la speranza, che insegna ad imparare dalla vita. Quindi una delle domande che Weiss pone spesso ad Elisabeth e a Pedro è: cosa hai imparato da questa vita? Ecco, questa è una domanda che ci poniamo troppo raramente e che invece magari ci aiuterebbe a vedere tutta la nostra esistenza da una prospettiva diversa. Ma adesso voglio lasciare la parola a voi, vado a leggere come sempre tutte le vostre recensioni.
E inizio da Danila, che dice: sorprendente, dopo aver letto questo libro ho riflettuto molto, perché la storia di Elisabeth e Pedro, oltre ad essere così romantica e toccante, mi è parsa decisamente veritiera e credibile. Sono state pagine intense e trepidanti di emozioni che non hanno lasciato spazio a dubbi sull'autenticità di quanto veniva raccontato, e soprattutto hanno lasciato aleggiare una domanda che è rimasta ancora lì, sospesa nello spazio e nel tempo. L'amore della nostra vita continua a restarci accanto anche da una vita all'altra? E poi Lisa dice: beh, Brian Weiss è una garanzia, il suo modo di approcciarsi al tema delle vite passate è veramente profondo e affascinante, con una prospettiva scientifica, ma con la capacità di aprire la mente verso nuove prospettive. In questo libro mostra come le anime possano ritrovarsi vita dopo vita, affrontando ogni volta prove diverse, ma sostenendosi a vicenda. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bioshop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast. E noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.